Cari amiche e amici che ci seguite da casa, dal vostro Marco Pareti per About Umbria in Messaggi in Rete, oggi dal Lago Trasimeno, esattamente da Castel Rigone. Siamo con il consigliere regionale Eugenio Rondini. Ciao Eugenio, buongiorno. Ciao Marco, buongiorno a te, buongiorno a tutti, ciao. Allora, consigliere regionale, ma ex vice sindaco, nonché assessore di Passignano sul Trasimeno, quindi una lunga militanza istituzionale, una bella esperienza, oggi approdato con incarico al Consiglio della Regione, come consigliere. Il Castel Rigone, un paese bellissimo, una terrazza sul lago Trasimeno. Sì. Meraviglioso, che è pieno di chicche storiche e veramente anche culturali, veramente un gioiellino incastonato su quelle colline bellissime sopra il lago, che alle spalle ha tutto un meraviglioso paesaggio e davanti a sé la bellezza del vecchio Tasminasse, il lago etrusco. Ma oggi non siamo qui per parlare di questo, perché ci avvolge una situazione generale legata all'emergenza sanitaria Covid-19. Da questo punto di vista, Eugenio, la Regione Umbria, te in particolare, come state gestendo la situazione? Allora, sì, ovviamente abbiamo vari ruoli. Nella prima fase c'è stata la gestione dell'emergenza, che grazie soprattutto all'impegno della Presidente Tesei e l'Assessore Coletto, con il sostegno ovviamente della struttura tecnica e della Protezione Civile, un'altra associazione con un fiore all'occhiello per la nostra regione, e grazie al loro impegno costante e silenzioso si è riuscito un po' a contenere questo maledetto virus. Diciamo che in questo momento i numeri ci stanno dando ragione, stiamo registrando una riduzione dei nuovi contagi e un aumento dei guariti, quindi diciamo che i risultati depongono a favore delle politiche adottate, che per capacità regionali, per capacità del sistema associazionistico, dei volontari, delle nostre associazioni, dei nostri sindaci, che bisogna ringraziare, che sono le persone veramente in prima linea in questo momento, ma come sempre si sono resi disponibili a risolvere i vari disagi che i nostri cittadini potevano avere. Come regione noi abbiamo da breve approvato il bilancio regionale. Bene. Il nuovo bilancio, siamo riusciti a liberare risorse senza aumentare le imposte regionali, e questo non è poco. In più siamo riusciti a trovare 11 milioni per l'anno in corso e 26 nel triennio. Questo grazie a cosa? Grazie a una spending review importante. Considera, Marco, che siamo riusciti a tagliare 700.000 euro dei costi dell'Assemblea legislativa, e in più abbiamo trovato, grazie al lavoro certosino del nostro assessore Paola Agabiti, abbiamo trovato risorse per 20 milioni che saranno destinate alle esigenze del nostro territorio per affrontare questa crisi che purtroppo, dopo la fase emergenziale, cioè quella sanitaria, dovremo affrontare purtroppo, credo, la crisi economica. Questo, Marco, noi abbiamo trovato importanti risorse, che però bisogna ovviamente condividere i vari sostegni con il governo nazionale, e speriamo che al di là degli interventi di tutti ci sia un importante shock finanziario da parte dell'Europa. Questo assolutamente va detto. Assolutamente, allora bellissima questa iniziativa, e fortuna che ci sono dei fondi, delle risorse che fanno ben sperare per una ripresa. Fermo restando che oggi dobbiamo ricordare alle persone di non uscire da casa, di rimanere a casa se non per quei motivi che sono indicati dalla legge. E quindi è bene, perché prima usciamo da questa situazione, prima possiamo tornare a vivere. E quindi mi sembra che già i presupposti finanziari o di iniziativa della regione predisposta, così come quello che stanno facendo i sindaci tutti i giorni, dai piccoli bordi, veramente un lavoro bellissimo, sia veramente fondamentale per la preparazione e per la ripartenza. Da questo punto di vista, ci sono delle iniziative specifiche, magari, che tu vuoi dire, o delle indicazioni per delle persone dove possono magari rivolgersi, se c'è un ufficio preposto, se c'è un numero telefonico destinato appunto a sentire, ad ascoltare le esigenze del cittadino? Ma sì, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria,
L'assessore Coletto ha istituito subito un numero regionale, un numero verde ovviamente, che è l'863 63 e 63, che questo numero ovviamente può dare le risposte per quanto riguarda la situazione sanitaria del nostro Bene. territorio. Per quanto riguarda gli interventi regionali, è normale, Marco, che noi bisogna prevedere, adesso siamo nell'emergenza sanitaria, ma bisogna Certo. assolutamente prevedere anche la Certo. ripartenza, che non sarà un libera tutti, ma sarà una ripartenza graduale. Sentiamo che probabilmente ripartiranno le imprese e poi magari le attività turistiche, i bar e i ristoranti. Noi che viviamo al Trasimeno siamo abbastanza preoccupati. È per questo che la Regione deve muoversi sotto vari punti di vista e quindi pensiamo di dirottare, di riprogrammare quei fondi europei. Si parla di 31 milioni di euro per Wow, sostenere le attività turistiche, fantastico. piccole e medie imprese. In più, credo che sarà fondamentale stare attenti su infiltrazioni, sulle infiltrazioni mafiose, durante la ripartenza, perché ci sarà bisogno di liquidità e quando c'è bisogno di liquidità il rischio di infiltrazione è importante. Io come presidente della commissione antimafia, ovviamente, ci adopereremo, stiamo lavorando per creare strumenti concreti per venire incontro ai soggetti che vivono e combattono questo fenomeno. Molto bene, anche questo è un lavoro di prevenzione, è meglio appunto adottare dei sistemi prima per queste infiltrazioni che porterebbero ulteriore danno per quello che già non ha fatto l'emergenza sanitaria e perlomeno potremmo anche ripartire, piuttosto che curare poi quando già si sono messe questi Dopo, se mi parassiti permetti, all'interno. Marco, un'ulteriore iniziativa che dovremo prevedere come regione, ovviamente, è anche per quanto riguarda il settore turistico, Certo. è la proposta del senatore Brizzarelli che proporrà tramite un emendamento, è quello di avere dei sgravi fiscali per i turisti che rimangono in Italia, perché crediamo anche come regione che bisognerà lavorare per intercettare quel turismo che quest'anno probabilmente sarà esclusivamente italiano, quindi lavorare anche a livello nazionale e quindi anche ricalibrare le campagne pubblicitarie. Stiamo lavorando sotto vari aspetti. L'importante è coordinarsi con il governo e, ripeto, con una forte mano che dovrà darci l'Europa. E non dobbiamo dimenticarlo questa cosa qui perché non siamo nel sistema europeo e già sollecitare o indicare qualcosa per l'Europa perché non siamo solo Europa quando va tutto bene, ma anche nei momenti di necessità. E quindi veramente grazie per questo impegno che stai facendo e che state facendo come regione, che è molto importante e ci dà una speranza in più per andare avanti. Ma Eugenio, prima di salutarci, vogliamo dare un messaggio a chi ci ascolta positivo di quello che ci aspetta a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Ma Marco, sì, assolutamente sì. Io voglio prima di tutto augurare una buona Pasqua a tutti perché siamo Grazie. sotto questi giorni, a te e a chi ci ascolta. Dico che bisogna assolutamente, il messaggio è semplice, è quello che hai detto tu all'inizio, è quello di attenersi alle indicazioni che ci danno il governo e gli scienziati, cioè quello di rimanere a casa. Bisogna rimanere a casa. Questo è il segreto perché più rimaniamo a casa e prima ripartiremo. È importante questo e bisogna assolutamente attenersi a quello che ci dicono. Dopodiché io vorrei, permettimi di ringraziare il personale sanitario che in questo Certo, momento si sta certo. adoperando in maniera impagabile, le forze dell'ordine, i farmacisti, i dipendenti dei supermercati. Tutti quelli che hanno assicurato in questo momento dei servizi e i beni di prima necessità. Una parola, ovviamente, di cordoglio nei confronti e di vicinanza nei confronti delle famiglie che sono state colpite da questa tragedia, e però con un messaggio di speranza, perché sicuramente è un momento difficile, ma saremo in grado di ripartire. Ripartiremo e sono convinto che ce la faremo. Prima di salutarti però, Marco, Sì. volevo ringraziare te. Oddio, grazie Volevo a te. ringraziare te, farti i complimenti per le tue iniziative. Mi ricordo il successo Troppo. regionale, nazionale, internazionale del tuo progetto Donna Vede Donna.
E soprattutto Marco, volevo ringraziarti per questo servizio che stai dando in questo momento alle persone che stanno a casa, alle persone che possono essere informate delle dinamiche regionali, di quello che sta avvenendo, sempre con la tua ormai nota competenza e signorilità. Ma grazie, grazie di queste Dovere. bellissime parole, veramente poi dette a te hanno un valore ancora più grande. Ti ringrazio perché con Donna Vede Donna, ovviamente siamo un gruppo di amici che hanno organizzato questa cosa insieme con Stefano, Marina, Antonella, eccetera, eccetera, tutte le altre. È stato un bellissimo progetto, quindi grazie di questa cosa che hai detto e per l'altro perché io ho un amore per l'Umbria, in particolare per Trasimeno, come tu sai, e ovviamente lo sappiamo, mi riesce Marco. molto facile portare questo. Ma appunto per questo proprio ringrazio te per quello che stai facendo, Eugenio, perché sei veramente vicino a tutte le problematiche, come sempre dimostrato, delle persone del Trasimeno in particolare, ma anche della regione Umbria con il tuo nuovo incarico e soprattutto per quello che stai facendo come sei presidente in questa commissione antimafia, perché è veramente molto, ma molto delicata. E una piccola cosa, quando noi se usciamo prima, le famiglie inizieranno a rigirare, a tornare a visitare, partiamo da lì, dai piccoli borghi, andiamo a vedere i nostri piccoli borghi, che da lì potremo iniziare a riattivare un po' l'economia locale, anche andare a prendere un caffè, un panino, piuttosto che la visita, eccetera, ridiamo vita. Quindi la famiglia che esce per la prima volta, che dopo tanti giorni è rimasta a casa, usciamo, andiamo a vedere i nostri piccoli borghi. Da lì può ripartire la piccola economia. Sei d'accordo, Eugenio? Assolutamente sì, penso che questo sarà il futuro. Sarà il turismo del futuro. Ci abbiamo sempre creduto, ma credo che soprattutto in questo momento bisognerà ripartire da lì. E quindi condivido il tuo pensiero e già stiamo lavorando con l'Unione dei Sindaci, che è uno strumento molto importante per intercettare delle importanti risorse, per rendere oltremodo gradevole, più di adesso, i nostri borghi. Sono convinto che ce la faremo, Marco. Ce la faremo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie Eugenio, forza Umbria, forza il Trasimeno in particolare e andiamo a visitare i nostri borghi umbri perché sono una meraviglia, sono degli splendidi. Ti saluto, ti auguro veramente un buon lavoro e grazie della disponibilità. E a presto Eugenio. Buona Pasqua! Buona Pasqua anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano.